Io pensavo di raccontarvi un po' quella che è stata la mia esperienza. Va bene, innanzitutto noi la notte del 2 luglio siamo partiti dal TPO in 108 da Bologna e abbiamo raggiunto la Valsusa. La prima sensazione appena scesi dall'autobus, la prima cosa che mi sono detto, che ci siamo detti un po' tutti, guardando quella valle, la bellezza di quella valle, è stata: no, non possono devastarla. E abbiamo capito perché i valsusini sono così incazzati. E quindi niente, siamo partiti con il corteo e abbiamo deciso di aderire appunto all'appello che avevano fatto i Notav e di assediare quella che era la zona militarizzata della Maddalena. Appena arrivati vicino alle recinzioni, la polizia ha cominciato a sparare lacrimogeni ad altezza d'uomo. In quel momento io ho visto alcuni corpi proprio accasciarsi a terra, tra i quali quelli di Jacopo, un ragazzo che io conosco, 19enne, è stato colpito alla costola da un lacrimogeno e ha avuto un'emorragia interna e ne sta ancora pagando le conseguenze. A questa reazione spropositata, anzi a questa azione spropositata della polizia c'è stata una reazione, secondo me, adeguata di chi era lì a manifestare, a riprendersi simbolicamente la Maddalena. Sì, è partita una sassaiola, c'era chi diceva voi attaccate la montagna aveva risposto a piccoli pezzi. E praticamente c'è stata una carica molto pesante della polizia e io insieme a altre quattro persone siamo stati catturati. Dal momento della cattura fino all'arrivo su una barella che avevano loro, non so se puoi rimandare il video che c'era prima, il video che andava prima. Scusami, però si vede proprio il momento in cui ci hanno catturato, trascinato, preso a calci e poi vabbè, io ho subito veramente una vera e propria tortura, potete vedere gli effetti. Mi hanno rotto l'ulna a manganellate, ho ricevuto una marea di colpi in testa. Ecco, qui veniamo trascinati. Noi siamo stati catturati una ventina di metri prima, dentro i boschi. Veniamo trascinati e presi a calci, a manganellate e potete vedere che in un secondo momento appaiono anche dei bastoni che sono più lunghi dei soliti manganelli. E poi, niente, alcuni di loro sono stati condotti subito in questura, dopo essere stati brutalmente picchiati. Io naturalmente non ero presentabile ad un processo per direttissima il giorno dopo, e quindi hanno deciso di tenermi lì, erano indecisi sul da farsi, se portarmi in questura, se portarmi in ospedale. Continuavano a dirmi che mi avrebbero ammazzato, che mi sputavano in faccia. E mi colpivano ripetutamente anche quando ero sulla barella. E poi niente, fortunatamente l'arrivo di un ragazzo, ricordo ancora il nome perché gliel'ho chiesto, ho detto me lo ricorderò a vita, Davide, un ragazzo della Croce Rossa, si è accorto della mia presenza perché loro mi tenevano un po' nascosto, mi coprivano con gli scudi, scene che abbiamo già visto 10 anni fa a Genova. E lui si è accorto della mia presenza e ha detto no, quello lì sta male, dobbiamo portarlo via. Da lì è cambiato un po' il film e mi sono sentito, tra virgolette, al sicuro. E il problema è che io, purtroppo, ne parlavo prima col signore qui di fronte a me, noi siamo uno dei pochissimi paesi che non ha ancora un corpo di polizia che abbia dei numeri identificativi sui caschi. Io avrei potuto riconoscere qualcuno di loro se così fosse stato. Ma poi il problema effettivo è che cioè io ho visto su di me una violenza che mai mi aspetterei da un essere umano. Questo è il problema. E quando si parla di poche mele marce, a me viene da ridere perché, come avete visto, sono in tanti lì e nessuno ferma nessuno. Io penso che ci sia una parte della polizia, che è quella del
reparto mobile della Celer che sia malata, completamente malata. E loro agiscono e io li ho visti, mi sono chiesto anche in quei momenti perché agivano in quel modo, e loro sono convinti di avere di fronte il nemico, quello che è il violento, cioè me ne hanno detto di tutti i colori. Però io non penso di essere in grado di ridurre una persona così. Ho chiesto anche pietà a un certo punto e loro continuavano. Vabbè. Poi la questione è questa, che si parla ancora di violenza o non violenza. Io penso che indossare una maschera antigas nel momento in cui ti lanciano dei lacrimogeni che sono vietati da qualsiasi convenzione in Europa, e indossare un casco per proteggersi dalle manganellate, non sia violenza, secondo me non è violenza. E poi si è cercato comunque di fare un'azione, una resistenza passiva, cioè invadere quella zona, non ti è stato permesso. Non è possibile, e lo dicono anche i valligiani, questo l'ha detto anche Perino, non un ragazzetto di 19 anni esaltato, ma gente che fa quella lotta da più di 20 anni, non ti danno la possibilità di agire con metodi passivi, se così li vogliamo chiamare. Poi mi dicevano prima, cerchiamo di non incentrare il discorso troppo sugli scontri tra ferugli, sono d'accordo. Io giorni fa ho rivisto il documentario Fratelli di Tab, che consiglio a tutti di vedere, e spiega alla perfezione, tra l'altro spiazzando anche un po', perché non parte dalla Valsusa, ma parte da Caserta, dagli altri posti dove sono iniziati i cantieri e sono stati anche conclusi. E ti fa capire che alla Tab non è possibile che solo una comunità come quella della Valsusa, a cui noi dobbiamo dire solo un grande grazie, si siano opposti, perché dietro la TAV ci sono, come spiegava Perino e come spiegano tanti altri, addirittura Travaglio, ci sono dei cioè, c'è la mafia, c'è la camorra, ci sono i nostri soldi, perciò bisogna essere contro la TAV. Molti mi dicono: ma che sei andato a fare? Per me è una domanda veramente, a me è come se mi chiedono: ma che respiri a fare? Cioè, è più forte di me. Io quando appartengo a una comunità alla quale dico un immenso grazie, perché penso che la mia reazione positiva sia stata anche grazie a loro, cioè al fatto di trovarmi intorno quelli che io chiamo veramente fratelli e sorelle, perché vi garantisco che quei momenti sono stati veramente brutti. Io ho pensato di morire a un certo punto, per la prima volta nella mia vita. Avere appunto dei fratelli e delle sorelle a fianco che ti fanno sentire subito il calore, ma non solo, cioè poi è una comunità allargata. Io ricevevo visite da infermieri del CTO di Torino, di altri reparti che erano contro la TAV, e ho avuto telefonate veramente dalla Sicilia fino a Bolzano, cioè, poi, cioè, sinceramente non so cos'altro aggiungere, però se avete delle domande da farmi, io sono pronto a rispondere. No, senza applausi, Fabiano! senza applausi. Vabbè, guarda, dire che i black bloc, vabbè, i black bloc sono un'invenzione mediatica, se vogliamo, almeno a me sembra di vedere questo, perché io ero perfettamente riconducibile dall'estetica a quello che si definisce un black bloc. Dopodiché, la questione è questa, che non si può negare che lì c'è stato un lancio di pietre contro la polizia, ma io lo ritengo sacrosanto Ma nel anche la momento in polizia cui, lanciava le pietre. a parte questo, nel video si vede. Però sì, poi è vero che c'è una parte di quei manifestanti che è più abituata a
ad avere degli scontri con la polizia e quindi, come dicevi tu, sapevano come muoversi. Nel momento in cui veniva lanciato un lacrimogeno, sapevano come prenderlo, allontanarlo, spegnerlo e... sì. Guarda, la stampa ufficiale, io ho fatto una conferenza stampa che penso molti di voi hanno visto su YouTube, e la mattina subito dopo e due giorni dopo, anzi la mattina subito dopo c'è stato un video autoprodotto da Global Project e poi inviato su YouTube che ha raggiunto tipo 80.000 visualizzazioni ed è quello dove manca solo la musichetta di X-Files all'inizio, è bruttissimo, l'ho rivisto, sono rimasto male pure io. E poi due giorni dopo sono venuti invece, sì, la stampa ufficiale, c'era il manifesto, c'erano giornalisti di Repubblica e tutti del locale di Torino che poi hanno trasferito le informazioni al Nazionale. Però no, per il resto sono venuti due giornalisti che forse sono spacciati per i giornalisti di Matrix, ma la puntata di Matrix non è mai più andata in onda, doveva andare in onda il 14. Però no, non c'è stato questo, a parte il TG3 che ha mandato quella parte di video, non ho visto altre. La vittoria del web anche qui c'è stata, perché 80.000 visualizzazioni in 3 giorni su un video fatto col cellulare, mi è sembrata una vittoria schiacciante del web su quella che è la scarsa informazione che ci danno i media mainstream. Sì, partiti della sinistra, ma associazioni, cioè di tutto. Sì. Io se volete finisco qua, non ho molto altro da dire. Vi ringrazio. Grazie, ancora. Mariano. Una questione di tutta l'Italia, il problema è questo, non è che noi l'abbiamo fatta diventare, finalmente qualcuno ha capito, cioè voglio dire, vi rendete conto la finanziaria che ha fatto adesso Tremonti? Il TAV non c'è dentro, deve farne un'altra.